Gentili telespettatori di Passor, ben trovati al nostro consueto appuntamento con le notizie dal Consiglio Provinciale. La prima scheda di oggi vuole chiarire ed insieme approfondire uno degli argomenti cruciali di questo particolare momento di crisi delle istituzioni e dell'economia. Stiamo parlando dei costi della politica. Trasparenza, riduzione del numero di consiglieri, taglio delle spese dei gruppi consiliari e degli stipendi ai politici. Sono solo alcune delle voci con cui il governo Monti, con la recente approvazione del famoso decreto in materia di finanza locale, impone di fare i conti. In attesa di definire quali aspetti del decreto e in che misura dovranno essere recepiti dal Consiglio Provinciale, cerchiamo di fare un po' di chiarezza illustrando quali sono attualmente le principali voci di spesa che riguardano consiglieri e gruppi consiliari. L'attuale stipendio di un consigliere provinciale si aggira attorno ai 6.000 euro netti al mese, inclusivi dell'indennità di carica più la diaria. A questi 6.000 euro vanno poi aggiunti i rimborsi chilometrici e le diarie per le eventuali trasferte per mandato politico o istituzionali, voci variabili e proporzionali all'attività del singolo consigliere. Per quanto riguarda i gruppi consiliari, risale a settembre scorso la riduzione del contributo fisso da 1.800 a 1.400 euro al mese e del contributo variabile da 900 a 720 euro per ogni consigliere componente del gruppo. Dimezzata, sempre per i gruppi, la voce per studi e consulenze, che a partire dal prossimo bilancio passerà da 150 a 75.000 euro. Una cosa è certa, la riduzione dei costi della politica sono l'argomento all'ordine del giorno di questa ultima parte di legislatura. Un risparmio di almeno 5 milioni di euro deriverà dall'abolizione della cosiddetta porta girevole, ovvero quel meccanismo istituzionale, proprio della legge elettorale in vigore, che prevede l'incompatibilità tra assessore provinciale e consigliere. Nella sostanza, se un consigliere viene nominato in giunta, per il periodo dell'incarico il suo posto in consiglio provinciale viene occupato dal primo dei non eletti. La prima commissione legislativa ha recentemente approvato un disegno di legge blindato, ovvero non modificabile, che interviene sulla legge elettorale abolendo il meccanismo della porta girevole. Accanto a questo si interviene riducendo da 8 a 7 il numero di assessori che il Presidente della Giunta potrà nominare, dei quali al massimo uno potrà essere assessore esterno. Le nuove norme saranno discusse in aula entro il mese di novembre. E rimaniamo in Consiglio Provinciale, dove recentemente è stato approvato un testo che rivoluziona le professioni della montagna, non senza una particolare attenzione alla sicurezza. Vediamo. Un disegno di legge che rivoluziona la pratica degli sport di montagna e fa del Trentino la patria di elezione di amanti dello sci, del trekking e del mountain bike. Il documento, che contiene gli spunti di numerosi consiglieri, non solo di maggioranza, introduce diverse novità. Abbiamo introdotto importanti novità nel campo dei maestri di sci, una migliore regolamentazione per quanto riguarda i maestri provenienti da fuori provincia, ma anche l'introduzione dell'allievo maestro di sci, oltre ad affidare ai maestri di sci compiti di informazione anche sulle caratteristiche del territorio ed anche nel campo della sicurezza sulle piste. Quindi insomma un lavoro molto intenso e molto importante per adeguare le professioni di chi opera nel campo turistico in montagna alle evoluzioni del mercato, che è un mercato molto dinamico, molto competitivo, e noi dobbiamo tener conto di tutte queste evoluzioni. Entreranno in vigore già prima della stagione sciistica, proprio perché bisogna regolare soprattutto la professione di maestro di sci prima della stagione entrante. Per quanto riguarda i maestri di sci, oltre alla figura dell'allievo maestro di sci, la nuova norma prevede che i maestri di altre regioni possano operare in Trentino solo dopo aver sostenuto un esame. Con questo disegno di legge i maestri di sci provenienti da altre province, dalla provincia di Bolzano, potranno iscriversi al nostro albo professionale dei maestri di sci con il superamento di un esame. Come dicevo prima, con una conoscenza del territorio, della geografia e soprattutto anche per tutelare la sicurezza. Quindi questo va
nello spirito proprio di salvaguardare i maestri di sci trentini, dove per sempre, per storia, hanno una conoscenza, una qualità, io credo, importante, che va soprattutto a incrementare anche la bontà del nostro turismo. Questo disegno di legge è incentrato sulla riqualificazione dei maestri di sci. Noi abbiamo puntato molto sulla competenza, la qualità soprattutto dei nostri maestri di sci. Viene inoltre introdotta la figura del controllore delle piste, reclutata tra i giovani maestri di sci con compiti di prevenzione, sorveglianza, pronto soccorso, nonché di vigilanza sulla sicurezza della pratica sciistica. Il disegno di legge ha recepito in parte delle precedenti istanze che avevo chiesto per quanto riguardava un controllo e un buon coordinamento di coloro i quali operano all'interno, diciamo, del settore dei maestri di sci, in relazione anche alle presenze straniere. Ma rimane ancora aperto un aspetto, che è quello della sicurezza. Quindi l'assessore ha accolto questo ordine del giorno al quale io chiedo un impegno a aumentare maggiormente il controllo, un coordinamento del controllo, e soprattutto a far sì che al tavolo del governo si presenti un'istanza per prevedere la reciprocità nel riconoscimento dei danni in caso di incidente. Questo è un aspetto molto importante che è parzialmente di competenza, diciamo, statale, però sono soddisfatta del fatto che la cosa sia stata accolta, quindi si avvia una strada per trovare soluzioni anche a questo problema. Le norme entreranno in vigore già dalla prossima stagione. E spostiamoci ora dalla Sala del Consiglio Provinciale di Piazza Dante alla Sala De Pero, lo splendido spazio decorato dall'artista trentino Fortunato De Pero, che già fu in origine sede dell'Assemblea Legislativa. Proprio qui, nei giorni scorsi, è stata conferita l'Aquila di San Venceslao a Renato Ballardini. A 40 anni dal secondo statuto di autonomia, nell'ambito delle celebrazioni di una stagione politica che ha segnato profondamente la storia del Trentino, il presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti ha consegnato l'Aquila di San Venceslao a Renato Ballardini, grande protagonista politico e istituzionale dell'autonomia trentina. Ci sembrava corretto dare un riconoscimento a una persona che in questi anni si è spesa molto per quanto riguarda l'unificazione del Trentino e dell'Alto Adige, quindi tutte le problematiche nei periodi estremamente difficili. La riflessione sull'autonomia sta anche questo, di recuperare la memoria che in cui la Resistenza ha dato un contributo, e da questo contributo, ecco, il protagonista Ballardini ha saputo ricucire e mettere assieme le tante anime che vivevano in questa terra. A tracciare il profilo di Renato Ballardini, scandito da ricordi e memorie anche personali, è intervenuto il giornalista e amico Franco De Battaglia. L'uomo che ha saputo interpretare il senso di rappresentanza nel modo più profondo e democratico, rappresentanza dei cittadini nelle istituzioni, al Parlamento, in Consiglio Provinciale, al Parlamento Europeo. Ma è stato anche l'uomo che per la nostra generazione ha traghettato le istituzioni nella socialità, nell'impegno civile, nel capire che la politica è fatta per l'interesse generale. Anche l'autonomia è sempre stata vista dentro come una parte dello Stato democratico. Questa credo è stata la sua grande lezione. Lei ha detto di aver avuto la fortuna di trovarsi a vivere in circostanze tali da non vedere sprecata la sua esistenza. Cosa si sente di dire ai giovani che forse oggi vivono in un momento dove i valori non sono più quelli? Bisogna che i giovani, attraverso la conoscenza del passato, trovino stimoli per rivivere quel passato e per realizzare anche oggi le battaglie che abbiamo compiuto noi, sapendo che la speranza è l'ultima a morire. Quindi devono continuare a fare questo sforzo di ottimismo. Questo non significa non riconoscere la realtà negativa che esiste, cioè ci vuole il pessimismo dell'intelligenza, ma è pur necessario l'ottimismo della volontà, perché abbiamo visto che nella storia il mondo può essere cambiato inseguendo utopie, quindi anche i giovani devono coltivare utopie, perché quelle aiutano a superare le difficoltà. Libertà, uguaglianza, convivenza
sono ancora oggi quelli della Rivoluzione francese, quelli della Resistenza, secondo Ballardini, i valori di riferimento, quelli che rendono grande la storia di ogni uomo. Ed è a questi valori, da rivivere attraverso la memoria, non senza una grande carica di ottimismo, che devono ispirarsi le nuove generazioni, mentre la politica dovrebbe ritrovare un'anima, concentrandosi più sul bene comune che sull'economia e la finanza. Bisogna che la politica torni ad essere una cultura di bene comune e non soltanto la conseguenza o l'effetto degli stimoli che vengono dall'economia. Il fatto stesso che i cosiddetti politici pensino non a fare leggi, non a fare una politica che supera le difficoltà del momento, ma a fare i soldi, significa che appunto l'economia ha invaso la politica, deve essere viceversa, cioè la politica deve sorgere come mezzo per orientare l'economia, non per sopprimere, orientare l'economia ed eliminarne gli effetti negativi. Siamo in chiusura, vi ringrazio per averci seguiti e vi ricordo che se volete potete mettervi in contatto con noi scrivendoci all'indirizzo password@consiglio.provincia.tn.it. Grazie e arrivederci a presto.